Sogno nel cassetto di Matteo. Il mio sogno nel cassetto lo sto costruendo. Fare il calciatore ovviamente a livelli più importanti possibili. Io voglio continuare a crescere, continuare a migliorare e quello sinceramente è il mio sogno. Io punto a quello. Se devo essere sincero, è un periodo in cui sto bene fisicamente, poi soprattutto mi sono sempre allenato con continuità. Anche dopo una buona partita è giusto lavorare sempre di più e cercare sempre meglio, perché sono proprio convinto di questo. La mia ragazza, quando le ho detto che andavo a Lecce, si è messa le mani nei capelli. Io stavo continuando il ritiro col Milan. E cosa è successo? Che alla società, al Milan, era arrivata questa proposta del Lecce. Io sono stato prima di tutto felice e entusiasta, perché una squadra come il Lecce ha messo gli occhi su di me. Allora, secondo me bisogna avere prima di tutto umiltà e rispetto sia dei compagni, soprattutto dei compagni più grandi per l'esperienza che hanno, ma del mister, dello staff e poi umiltà, andare avanti, saper accettare le critiche, allenarsi con continuità senza mai avere momenti di stallo. Secondo me appunto la chiave per poter diventare giocatori è più che a livello fisico, a livello mentale, è lavorare sulla testa più che il fisico. In questi ultimi anni sono sempre stato impiegato come mezzala, adesso devo dire che prediligo quel ruolo proprio anche per le caratteristiche. Poi sono un giovane, quindi devo correre, mi piace correre, quello è un ruolo perfetto per le mie caratteristiche. Adesso dobbiamo veramente staccare le altre squadre e, come ho detto prima, dare continuità ai risultati. Continuità la ottieni solo vincendo, perché vincere aiuta a vincere. Questo dobbiamo cercare. Lavorare con serenità, pensare alla partita.